Domenica 29 ottobre, la libreria Odradek ha festeggiato i suoi primi 20 anni di attività e soprattutto la conclusione positiva della campagna di autofinanziamento straordinario che ne ha consentito la sopravvivenza. 20 anni di passione e sacrifici, coronati da una festa con gli amici più intimi e i lettori più affezionati. La libreria Odradek, in via dei Banchi Vecchi a Roma, è un po' come una grande famiglia, dall'atmosfera unica ricolma di libri. Sì, 20 anni sono tanti per una libreria, devo dire c'è tanta tenacia, tanta forza di volontà, perché naturalmente parliamo di un mercato molto povero, ma in una città completamente decadente, diciamo, Odradek è veramente un punto di riferimento molto importante. Uno spazio indipendente che ha deciso di accogliere a braccia aperte il talento invece che i quattrini. Anche per questo, per i suoi primi 20 anni, il proprietario, Davide Wender, ha deciso di regalare una giornata piena di musica, festa e avvenimenti, a testimoniare come la sua libreria è unica sotto tutti i punti di vista. Mi sembra di capire che questo accade veramente, per cui chi entra dentro si sente a casa sua, è un posto libero, è un posto aperto praticamente H24 dalle 9 alle 20 di sera. Ospitiamo iniziative, riunioni, c'è grande, come dire, vita civile qua dentro, e questo forse è il dato più importante, ecco, di questa storia che dura ormai da 20 anni in questa città. La giornata è stata impreziosita dall'ottima musica che ha accolto tutti i partecipanti, che ne ha sottolineato il concreto lavoro di aggregazione all'interno del luogo e del quartiere, fino a farne un luogo di incontro e socializzazione. Qualità, competenza e gentilezza, questi sono i principi che contraddistinguono la libreria Odradek. Sì, spero di sì, non lo posso dire io, lo devono dire chi la frequenta. Secondo me siamo anche bravi, ci proviamo, c'è sempre molto da imparare, perché intorno al libro ci sono tante mille problematiche, e però io credo che la gente che ci conosce, che è venuta anche una sola volta in 20 anni in questa libreria, conserva un buon ricordo sia di questo spazio e sia di noi che ci lavoriamo. Allora, un bilancio che per 20 anni siamo riusciti a mantenerla aperta. Noi veniamo da quest'estate, quando dal 18 aprile abbiamo iniziato il crowdfunding per la libreria, che è stato un successo pazzesco, perché centinaia di persone hanno donato a questa libreria 20.000 euro che ci hanno permesso di abbattere il muro del debito con la banca. La festa prevedeva un ricco entrée di benvenuto offerta dalla trattoria Loreto. Ha visto un aperitivo a base di spritz, per poi continuare con polpette, frittate e pizza bianca, e in serata ha deliziato tutti con un piatto di pasta alla norcina. Per digerire un digestivo unico fatto in casa, servito freddo, l'alloro di Loreto. E poi il regalo di Odradek a 50 coppie, un libro d'arte con le illustrazioni di Giancarlo Montelli. Oltre ad avere avuto l'occasione di seguire molti incontri organizzati da un nostro gruppo di ricerca che si chiama Gruppo Storia dell'Associazione Amore Psiche, ho avuto anche la fortuna di presentare qui da Davide alla libreria Odradek due miei libri, di fare due presentazioni di miei libri su Gramsci, e mi ritengo veramente, veramente fortunata. È stata una scelta ed è stato anche un amore a prima vista. Questo posto mi sento a mio agio, sì, è come se è un prolungamento di casa, anche se è un po' lontano da casa, comunque è un prolungamento di casa, quindi però è anche un posto dove scopro cose nuove, cose che non so, che possono incuriosirmi, so che qua trovo sempre degli spunti anche diversi da come sono, per cui è uno stimolo. Pensiamo che una libreria così, che le librerie insomma debbano essere così, librerie in cui ci si scambia delle idee, in cui ci si scambia opinioni, in cui ci si sente un po' a casa propria in qualche modo, e in cui si gira per gli scaffali pensando di in qualche modo di stare ad assaporare il lavoro fatto da una persona di cui ci si fida e che si stima. Questo è quello che insomma la libreria ci ha dato in questi anni, e questo è il motivo per cui gli facciamo tanti auguri.
Come sottofondo dei suoi primi 20 anni e agli etari partecipanti in questa serata di festa, non poteva mancare dell'ottima musica a sancire quanto la libreria Odradek sia attenta ad ogni minimo dettaglio e che non voglia far mancare nulla a coloro che desiderano acquistare un buon libro. Musica, aggregazione e divertimento. Questi gli elementi principali della libreria Odradek, che ha voluto regalarsi e regalare una festa con amici, lettori e non solo per i suoi primi 20 anni. Un'esperienza straordinaria che sia anche d'augurio per i prossimi 20 anni. 20 anni, sì, 20 anni magari. Potessi stare qui ancora altri 20 anni, sarei molto contento. Perché no? L'augurio ci facciamo tutti quelli che amano il libro, amano l'intelligenza, amano riflettere sul presente, sul passato, vogliono immaginare un futuro diverso da quello che viviamo oggi. Diciamo, la libreria Odradek è come un quotidiano, offre informazioni e insieme si prova a interpretare la nostra contemporaneità. E dunque, interpretandola, forse riusciamo anche a trovare il bandolo della matassa per ricostruire un cammino di speranza, di democrazia in questo paese di cui c'è molto bisogno.